Grazie signora Presidente. Signor Presidente del Consiglio, mi permetto di collegarmi subito alle parole del collega Brunetta, che hanno non un filo sottile, ma un filo molto forte, molto razionale rispetto all'intervento del Presidente del Consiglio. Di fronte alla tragedia, al dramma umano, ancora una volta a cui abbiamo assistito, ci sono due parole che sono emerse in quest'Aula in maniera molto chiara. Il forte, fortissimo appello alla politica con la P maiuscola che il Presidente del Consiglio nel suo intervento, declinandolo poi nei diversi aspetti, ha fatto. E la conseguenza, che è l'intervento di cui colgo l'assoluta positività del collega Brunetta, che di fronte a quanto è accaduto e continua ad accadere, che è un dramma di proporzioni inaspettate, non possa che esserci la politica delle istituzioni. E l'unità della politica, l'unità delle istituzioni che possano dare un mandato forte all'Italia in Europa e all'Europa nel mondo. Per far questo, però, il Presidente Cicchitto spiegherà poi in maniera più articolata nel suo intervento la posizione del nostro gruppo. Occorre, come ha detto il Presidente del Consiglio, ma in maniera molto più chiara, giudicare razionalmente in maniera molto chiara quello che è accaduto ed evitare alcuni equivoci. Perché l'unità e la politica si ritrova se non ci sono equivoci e pregiudizi. Il primo, lo hanno sottolineato sia l'intervento del collega Brunetta che quello del Presidente del Consiglio. È evidente ed è chiaro che siamo di fronte ad un esodo di massa di intere popolazioni in fuga da guerre civili, da massacri, da miserie, senza una prospettiva per il futuro. C'è una sintesi molto chiara di quello che sta accadendo nella sua drammaticità. Lo ha fatta Papa Francesco quando ha detto che questi uomini e queste donne stanno cercando una cosa, il diritto alla felicità. E il più grande paese dell'Occidente, del mondo moderno, ha messo nella sua Costituzione il diritto alla felicità. Confrontiamoci insieme per come la politica e le istituzioni, anche le diverse soluzioni che in questi giorni, in questi mesi a cui stiamo assistendo, possono essere indifferenti rispetto al diritto alla felicità di queste popolazioni o devono dare una risposta insieme? Secondo aspetto molto chiaro per noi. Certamente occorre in maniera molto dura e molto netta, molto forte, colpire chi sta sfruttando questa disperazione. Bisogna contrastare con forza le organizzazioni criminali che stanno sfruttando queste organizzazioni. E i dati dal Ministero degli Interni, oltre 1.200 di arresti proprio che vanno in questa direzione, sono forti. Ma non serve solo questo, non basta solo questo. Prima ancora che individuare, diceva il Presidente del Consiglio, gli aspetti tecnici, quelli diplomatici, eccetera, occorre essere molto chiari e molto netti tra di noi. Speculare sui morti è quanto di più basso che un uomo politico possa fare. Farlo per una manciata di voti è quanto di più ignobile. Dobbiamo essere molto chiari, dobbiamo essere molto forti su questo. E allora, se partiamo da questo, troviamo insieme tutte le soluzioni, individuiamo le strade, facciamolo anche con un confronto serio, perché le soluzioni possono essere tante e possono essere anche diverse. È evidente che occorre in maniera molto chiara evitare che accadano nuove tragedie e per fare questo ci sono delle soluzioni che sono sul tappeto, non solo l'intervento dell'Italia o dell'Europa, ma l'intervento complessivo della comunità internazionale. Oggi anche il ministro degli Interni, il Presidente del Consiglio hanno detto con molta chiarezza e si sta aprendo che bisogna prevenire che questo accada e vado verso la conclusione e allora il tema delle distruzione dei barconi, quello delle basi da colpire, ovviamente sotto l'egida di un intervento dell'ONU e internazionale, è certamente un tema che va affrontato, così come non va sottovalutato, proprio per quella responsabilità che abbiamo all'accoglienza e a combattere quanto di drammaticamente sta accadendo, non va sottovalutato che un'accoglienza senza limiti nel nostro Paese non è più accettabile. L'esasperazione dei nostri sindaci e delle nostre comunità è un campanello d'allarme. Proprio perché la cultura di questo Paese è sempre stata la cultura dell'accoglienza. E allora abbiamo il dovere, e concludo,
di intervenire anche sotto questo aspetto, di coinvolgere con forza le istituzioni internazionali sotto questo aspetto, dimostrando che l'Italia è in prima fila, ma l'Europa e le organizzazioni internazionali devono fare la stessa cosa. Ma l'unica condizione è una sola. Confrontiamoci, signora Presidente, su tutte le soluzioni, ma evitiamo ancora una volta di assistere a quello spettacolo ignobile che di fronte a una tragedia che vede 800 vite umane morte nella ricerca disperata della felicità, si specula ignobilmente per una manciata di voti. Ringrazio deputato Lupi.